Buongiorno, torno a parlarvi e ad aggiornarvi sull'emergenza legata al coronavirus nella nostra città perché c'è un dato nuovo significativo che merita di non essere dato in modo diretto, ma ha bisogno di essere spiegato. Nel corso dell'emergenza la trasmissione dei dati relativa alle persone positive, decessi, alle persone in sorveglianza attiva fatta dalle autorità sanitarie e ci è cambiata, c'è stata anche qualche polemica verso dicembre, se qualcuno si ricorda e aveva notato, e adesso è ritornata ad essere un pochino più puntuale. Ciò non toglie però che ogni tanto arrivino dei dati aggregati in modo non sempre puntuale e quindi arrivino a distanza di qualche giorno. È successo anche ieri per quanto riguarda i dati sui decessi della nostra città. Come avete visto qualche giorno fa, il 18 marzo, in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, risultavano 46 persone decedute a causa del virus, nella nostra città. E ieri, purtroppo, aggiornando il file, come faccio quotidianamente, mi sono trovato, nuove persone in più in un colpo solo, e questo modifica significativamente il dato perché lo porta a 57 persone che sono mancate nel nostro comune per colpa del nuovo coronavirus. Volevo dirvi, come ho fatto sempre in questi mesi, ormai come ho fatto in questo anno, personalmente questa significativa differenza. Perché meritava di essere spiegata in questo modo. Il balzo è legato alla trasmissione dei dati e non al fatto che queste persone sono mancate negli ultimi giorni. Perché guardando anche alla data del decesso si nota che non sono dati recenti. L'ultimo decesso risale al 17 di marzo di questo mese, quindi a 6 giorni fa, settimana scorsa. Purtroppo non riusciamo, non avendo un dato puntuale, forse come era all'inizio, cioè che segue di pochi giorni la data dell'avvenimento, non riesco ad aggiornare il numero in modo lineare, però al momento siamo a 57 persone che sono mancate nella nostra città l'ultima settimana scorsa per colpa del Covid. Aggiornando invece sui positivi in corso, al momento sono 128, siamo nel corso della terza ondata perché se pensiamo all'inizio del mese, il primo di marzo erano 63 positivi, quindi vuol dire che in 23 giorni, 22 giorni sono raddoppiati. E c'è stata una crescita esponenziale anche nel numero di minori positivi perché sono passati sempre dal primo di marzo da 7 a 25 di oggi. Mentre come vi dicevo, sono 57 le persone che sono mancate dall'inizio della pandemia. Vedo che c'è già una domanda. Sulla base di cosa si afferma che i decessi siano dovuti al Covid, se la persona che viene a mancare da quello che ho capito io, in quel momento era affetta dal coronavirus. L'età media, che è un dato che do sempre ultimamente, delle persone che sono mancate per via del virus, nella nostra città è di 83 anni, il più giovane ne aveva 59 di questi, il più anziano mi pare 100, se non ricordo male. Questo per quanto riguarda le persone che sono mancate, purtroppo è un dato che abbiamo dovuto aggiornare e vede un incremento significativo rispetto ai numeri precedenti. Una domanda: la maggior parte sono curati a casa delle persone? Allora, io ho notizia di due persone in ospedale in questo momento, da diversi giorni tra l'altro. Non so però se questo dato è attendibile, se le persone in ospedale sono di più, e ho notizia anche di tre persone che sono ospiti delle case di riposo della nostra città. Non so se queste persone però si siano vaccinate nei mesi scorsi, visto che in teoria i quasi 300 ospiti delle nostre RSA sono quasi stati tutti vaccinati.
Ho letto due domande prima. Per quanto riguarda i vaccini, come sapete, abbiamo dato la nostra disponibilità e l'ATS ha identificato Besana come uno dei 12 centri vaccinali delle due province di Monza e Lecco. Proprio ieri pomeriggio c'è stato un incontro in modo virtuale con il direttore generale dell'ATS, con il nuovo direttore generale dell'SST e con il direttore sociosanitario, sempre dall'SST, la cooperativa CFB, il consigliere regionale Corbetta. E siamo in attesa di avere qualche informazione in più per capire quando effettivamente potremo partire con le vaccinazioni presso il centro sportivo. Subito dopo ci siamo recati con il vice sindaco, che era presente anche lui all'incontro, e con il responsabile della nostra protezione civile Grassi al palazzetto, dove abbiamo incontrato i vertici della polisportiva e abbiamo aggiornati su quanto sta accadendo. E al momento, fino a che non è definita in modo chiaro la strategia, quindi la disponibilità anche dei vaccini, che penso sia il problema principale, andiamo avanti con l'attività sportiva presso il palazzetto, ovviamente quella consentita in zona rossa, e ho la disponibilità della polisportiva, che ringrazio, quindi sia a liberare l'aria e anche di qualcuno di loro a dare la propria disponibilità ad essere volontario per le fasi di vaccinazione. Però non c'è ancora niente di chiaramente definito, diciamo così, quindi siamo in attesa. Comunque penso che si tratti di settimane e poi dovremmo partire anche noi, non più mesi, ma settimane. Il problema principale credo che siano proprio la disponibilità dei vaccini. So che oggi ho sentito il generale Figliuolo, mi pare che diceva che dovrebbero arrivare per la metà di aprile 50 milioni di dosi, quindi forse sarà proprio quello il momento della reale partenza della vaccinazione massiva. Per gli ottantenni, da quello che ho sentito, entro l'11 di aprile dovrebbero essere vaccinati tutti. Se per esperienza personale, per quello che ho visto nei confronti di una persona che conosco, provate a verificare direttamente se vi siete prenotati subito, appena è stato possibile, e non siete stati ancora chiamati, o meglio, i vostri genitori, i vostri nonni, provate a sentire direttamente di nuovo, perché l'ATS, perché mi è capitato di assistere a questa cosa, per cui una persona che è stata inserita, poi non è stata chiamata e dopo un check è stata richiamata. Allora, le vaccinazioni per tutti dovrebbero partire proprio da metà aprile, da quello che ho capito. Penso si andrà avanti per fasce di età, quindi a scendere saremo chiamati tutti prima o poi. E penso potremmo farlo direttamente qui in casa nostra, spero. Vediamo nelle prossime settimane, penso già nella seconda metà del mese, del prossimo, che sia tutto definito e chiaro. Non fatemi domande su come vengono chiamati, perché non lo gestisce il comune. Noi quello che possiamo fare lo facciamo. Stamattina era attivo di nuovo, era attivo come settimana scorsa, come tutte le settimane, il drive gestito da CFB, con la presenza degli alpini che lo manutengono e che ringrazio, e fanno il presidio insieme anche alla protezione civile dei comuni di Briosco, Renate, di Veduggio, Renate e di Briosco. Oggi mi ha comunicato proprio CFB che c'era proprio un numero consistente di persone che aveva bisogno del tampone. Questo perché, come abbiamo visto prima, i positivi sono in aumento, e quindi di conseguenza sono in aumento anche le persone che hanno bisogno di fare il tampone. Se non ci sono altre domande, ci tenevo a dirvi personalmente la motivazione per cui c'è stato questo balzo significativo del numero dei decessi, che passa da 46 a 57, perché sono arrivati ieri in un colpo 11 deceduti in più rispetto ai file precedenti. Guardando le date di decesso, non erano tutte contestuali, quindi non sono tutte recenti, non sono tutte morti che si sono verificate di recente, ma semplicemente la trasmissione del dato che è arrivata dopo e tutte insieme, mentre il decesso più recente è della settimana scorsa, e
risale a 6 giorni fa, quindi al 17 di marzo. Se non ci sono altre domande, vi terrò continuamente aggiornati come faccio sempre, soprattutto se ci sono, se abbiamo un figlio positivo, i componenti nucleo familiare può uscire. No, se c'è un componente positivo, soprattutto se è un figlio e un ragazzo, merita di essere invece accudito. Ovviamente io mi rifaccio sempre alla volontà di ognuno di rispettare le regole, rispettare le buone prassi che ormai dopo un anno dobbiamo aver imparato per forza tutti, perché come vedete anche dai numeri non c'è nessuno immune. E l'altro giorno ho ricevuto una telefonata alla fine della settimana scorsa da parte di un amico che mi chiedeva l'ossigeno per il papà. Mi è sembrato di tornare l'anno scorso, quando ci si scontra poi col virus ci si rende conto che effettivamente è, come ha detto questo mio amico, una bestia infame, perché effettivamente ti fa stare male. Va bene, vi ringrazio, mi dispiace per il dato che ci è arrivato perché fa diventare ancora più pesante, però fa comprendere ancora di più quanto sia stata pervasiva la diffusione del virus nella nostra città, che ormai ha superato le 1.000 persone che hanno avuto nel corso di un anno a che fare con il virus, e quindi ci fa capire davvero quanto dobbiamo ancora stare attenti nell'attesa che arrivino davvero i vaccini, che sembrano essere davvero la luce in fondo al tunnel. Vi ringrazio, spero di potervi aggiornare nei prossimi giorni con qualche informazione in più, soprattutto relativamente alla partenza del centro vaccinale. Grazie e buona giornata a tutti.